Ciao a tutti da Massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco, una puntata esclusiva per tutti noi. Facciamo una bellissima cavalcata dagli anni 80 fino ad oggi con tante sorprese e lo facciamo con Renato Spinetti. Ciao Renato! Ciao, 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 ciao. Intanto voglio ringraziarti di aver accettato il mio invito. Grazie, grazie di cuore. Ma figurati, grazie a te, è un Ci siamo piacere. conosciuti circa una settimana fa di persona. No, è stato bello alla premiazione, diciamo, dove c'era tutta la Italo Disco, i messicani. Con la medaglia, eh? La medaglia. Orgogliosamente portata. Certo, Ho visto che hai fatto le foto, no? Con la medaglia mentre camminavi fuori. Vabbè, dai, è una soddisfazione. Significa, insomma, che hai lasciato e stai lasciando insomma una traccia nella musica e noi appassionati siamo lì ad ascoltarti e ascoltare anche i brani che hai creato, che hai collaborato, insomma tutto quello che hai fatto. E questa è una Certo. cosa fantastica, vero? Ma certo, però sono passati tanti anni e non avrei mai più immaginato una cosa del genere, cioè, capisci? Dopo tanti anni ho riscoperto i miei dischi, le mie Cioè, cose. non te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo, dico la verità. Però mi ha fatto piacere, certamente mi ha fatto Me lo piacere. immagino. Comunque te sei musicista, arrangiatore, anche cantante. Sì. Certo. E ho Bene, fatto un po' bene. di tutto. Un po' di tutto, un factotum. Sì. Allora, visto che io ti conosco pochissimo, raccontaci un attimino come sei entrato nel mondo della musica. Facciamo un passo indietro nel tempo. Allora, ai tempi dei dinosauri, più o Vabbè, meno. dai, insomma, 4.000 anni fa, 5.000, i dinosauri anche di più. Sì. Eh no, io ti dico, io a 4 anni suonavo già la fisarmonica, la Ah. fisarmonica, cioè piccolina, me l'avevano presa, avevo studiato un po' e studiavo già, suonavo già la fisarmonichina. Poi mi sono dato un po' la tromba. Poi sono passati gli anni, sono arrivati i Beatles e allora la fisarmonica è volata giù dalla finestra. Ho preso la chitarra. Hai visto? Hai fatto il passaggio Eh sì, nella maturità. a 16 anni, sai, i Beatles hanno fatto un exploit incredibile, per cui mi piacevano moltissimo, ho detto voglio suonare la chitarra, vabbè. Poi è successo che c'erano anche un complesso che si chiamavano gli Shadows, che suonavano e basta, cioè non cantavano, suonavano e basta. E avevano fatto dei bei pezzi, di cui Apache, Riders on the Sky, insomma dei bei pezzi così. E avevo sentito Apache, avevo detto, quando sarò grande suonerò quel pezzo lì perché mi piace, suonerò la chitarra e suonerò quel pezzo lì. Ed era uscito negli anni, nel 60 mi pare. E infatti è andata poi così, è andata poi così, che è diventato il mio cavallo di battaglia e il mio portafortuna anche perché mi è sempre piaciuto quel pezzo lì. Mamma Allora mia. cosa è successo? Che suonando poi la chitarra, e un pochino le tastiere, ho aperto poi andando avanti. Prima ho suonato nei locali come tutti i musicisti. Poi si è incontrato un discografico che allora era alle prime armi, però adesso è il numero uno in Italia e si chiama Beppe Aleo. Se vai a cercarlo. Sì, lo conosco, sì. Anche oggi mi ha commentato tutti i post ogni tanto. Ah sì? Sì, Ah, siamo in è un numero uno. contatto. È un Sì, siamo in numero uno. contatto, sì. E poi un grandissimo amico, siamo sempre stati amici. È uno a cui piace ridere, no? E scherzare. A me piace anche, per cui ci siamo fatti scherzi, siamo fatti di tutto e di più. E allora cosa è successo? Mi aveva interpellato per fare questi dischi, cioè lui mi dava dei ragazzi, mi mandava dei ragazzi che avevano fatto il provino con la chitarrina così per conto loro, io facevo tutto l'arrangiamento, facevo tutti gli accidenti che servivano. Allora cosa succede? Poi avevo bisogno di un tastierista bravo. Ho chiesto a un mio amico, musicista,
E che mi dice: guarda, ce n'è uno che è una roba che non te lo puoi immaginare. Mi ha detto: di un bravo, guarda, ma io ho bisogno di uno che lavori in sala decisione, quindi ci vuole un esperto, ci vuole uno proprio bravo e esperto. Perché poi i lavori erano abbastanza importanti. Mi dice: vai da questo qui, vattelo prima a sentire e vedrai che come lo senti svieni. Ma dico: quanti anni ha? 16 anni. 16 anni. Adesso vedi anche dei bambini che suonano anche Sì, certo. benissimo, li vedi su internet. A quei tempi, sei uno di 16 anni che suonasse bene, un po' difficile, no? Vado a sentirlo mentre suonava col suo gruppo. Come ho aperto la porta del locale, ho sentito subito che questo aveva una marcia in più. E allora l'ho interpellato. Questo si chiama Danilo Ballo, ricordatelo perché è importante. Danilo Danilo Ballo. Ballo, come il ballo, diciamo. E adesso suona con i Pooh, fai un po' te. Fa l'arrangiatore dei Pooh e in più va a suonare con loro, diciamo, nelle retrovie, no? Fa supporter. Vabbè, comunque, torniamo lo vado a interpellare e gli dico: senti, suoneresti in sala di incisione? Sì, mi dice. Ma non ti ho detto neanche quanto prendi. Ma, no, sì, va bene. Vabbè. Insomma, che l'ho preso. È venuto a lavorare, era appassionatissimo. È uno che si mette alla mattina e a mezzanotte è ancora lì, dietro alle sue cose, a studiare, a fare. È una roba inarrivabile. Un musicista di quelli inarrivabili. Allora cosa ti dico? Cominciamo a lavorare insieme con questo qua. E un giorno c'avevo la tastiera, sai cosa facevamo? Prendevamo sti ragazzi che dovevano fare il disco e sentivamo i provini che avevano fatto e noi facevamo poi tutto l'arrangiamento con i vari violini, con il basso, la batteria, la linea tutto, no? Sai, col multipista si faceva così, no? E si faceva quasi tutto con la tastiera, no? E allora lui prendeva, sentiva il provino, intanto si scriveva, vabbè, ma fino lì ci arrivo anch'io, insomma, a scrivere. E poi si faceva tutto l'arrangiamento. Lui una volta era girato dall'altra parte, io avevo una tastiera davanti, era Sì. girato di schiena, schiaccio un tasto e lui mi fa si bemolle. E io guardo si bemolle, gli dico: che culo, gli ho detto, hai indovinato. Mi fa: vabbè, schiacciano degli altri. Tutti quelli che schiacciavano me le diceva, c'era Sì, l'orecchio assoluto. veramente. Avevo l'orecchio assoluto. Orecchio assoluto. Orecchio assoluto. Vabbè, un giorno dopo, 2 giorni dopo, non mi ricordo, prendo col joystick della tastiera e lo spingo un pochettino avanti facendo crescere la nota, no? Schiaccio, mi dico: non è questa qua, mi bemolle è aumentato di un decimo. Porca miseria. Cioè, veramente ci azzeccava sempre. Pazzesco, pazzesco. Guarda, poi l'ho visto fare delle robe che non ti dico. Forse mi dilungo un po' No, troppo, no, io sono curioso, è una cosa interessantissima. no? Allora, questo qua, io l'ho visto, una volta gli ho detto: però Mozart era più bravo di te perché suonava la tastiera al contrario. Ah sì? Ha preso la tastiera, l'ha girata al contrario, ci ha messo sopra una tovaglia e si è messo a suonare Oh! con la tovaglia sopra e suonava, non è che facesse dei pasticci, suonava. Ma sai cosa vuol dire suonare con la tastiera al contrario? È Vuol un dire che genio. le note acute ti restano sulla sinistra quando prima ce l'avevi con la destra e andavi sulla parte destra, invece Incredibile, vai con la sinistra. incredibile. Ma guarda, una roba che non ti dico. Vabbè. Allora cosa facciamo? Un giorno il discografico, questo qua, mi fa: guarda, ci sarebbe, faceva i long play, che allora si facevano di vinile, sai, quelli belli grossi, i padelloni li chiamavamo. E mi dice: guarda, ci sarebbe un posto vuoto. Mi dice: perché non lo fate voi due? Fate un pezzo voi due? E io dico: guarda, se vuoi sì, me lo posso fare, ma come sai, come ho detto alla festa, io ero un rockettaro, non ero un disco music. Sì, eri più Però, rockettaro che disco music. sì, però, sai, però la musica è tutta bella, no? Quando è fatta Certo. bene.
Quando è fatta bene anche la disco musica è bella, a me piace ancora adesso. E cosa vuol dire? Che gli dico sì, proviamo, proviamo. E allora ho fatto questo pezzo qui, questo Give Me a Dance. E cosa succede? Che avevo già i progetti in testa, sai, sai che fa così, no? E dico, beh, gli dico a Danilo, Danilo suonava con me, dico, mettici quei fraseggi lì che mi piacciono, dice, ce la fai a farli registrare? Sì, lui non c'aveva problemi, bravo com'era. Insomma, che poi, insomma, l'arrangiamento, tutto quanto, abbiamo fatto tutto insieme e abbiamo fatto questo padellone, diciamo, questo che ti ho fatto Sì, vedere, vai, faccelo vedere. no? Eh sì, allora. Give me a dance, fantastico. Allora ti spiego, io non ho più niente di me, perché ho perso tutto da quei tempi, sai, no? Non ci davo quel gran importanza perché facevo della roba per tutti e non gli ho dato una gran importanza, non mi sono tenuto neanche i miei dischi, pensa un po' te, incredibile, ma è così. Allora adesso ho trovato un mio amico che ce li ha questi dischi, che non li Visto? vende neanche se piangi in greco. Mi ha detto, te li presto, anzi me l'ha portati a casa mia Ah. lui, perché aveva forse paura che nel tragitto io li rompo. Ah, ecco. Sì, si rovinassero. Sì. Allora ti faccio vedere cosa era il padellone. Questo qua, guarda, vedi? Si vede bene? C'è scritto Touch of class. Touch of Class, sì, questo qua. E abbiamo fatto questa roba qua. Questo è proprio l'originale. Mi hanno detto che vale un sacco di soldi, non lo so, lui ci tiene da morire. E boh, abbiamo fatto questo. E poi si è dimenticato tutto perché cioè, non gli abbiamo dato tanta importanza, ti dico la verità. È passata la disco music in Italia, non si faceva più, non gli ho dato più tanta importanza. L'altro, scusami Sì. Renato, Sisma, l'altro, diciamo, è questo progetto che si chiama Sisma. sì, era il nome di, diciamo, artistico tra me e lui, diciamo, me e lui, no? Come un gruppo, come si può chiamare un gruppo Beatles, noi ci chiamavamo Sisma, no? Sì. No, diceva appunto, oltre a Give Me a Dance, anche il lato B c'è questo Stop This Stop this time. Time, Sì. che è un pezzo molto classico, cioè è un Sì. pezzo diverso dal lato A, che è appunto Give Me a Dance, che è proprio Dance. Sì, bravo, sì. Sono due cose completamente diverse. Sì, perché poi abbiamo fatto delle altre cose, abbiamo fatto appunto questo Stop This Time, che era di Danilo questo, l'abbiamo firmato insieme perché poi abbiamo fatto le cose insieme, va bene. Però diciamo che Gimme a Dance era mio, l'avevo scritto io. E invece Stop This Time l'aveva scritto lui, ma l'abbiamo firmato insieme perché poi Certo. sai le cose le abbiamo fatte insieme, E quindi. l'hai cantato te? No, ci siamo tutte e due. Tutte e Ci due. siamo tutte e due. Perché se tu facevi attenzione, io l'ho detto poi alla fine del pezzo, ho detto, avete sentito che nel disco originale ci sono due voci? Perché allora subito si era pensato, mi hanno detto i messicani, no, ma magari puoi cantare in playback, visto che non c'è più la base, non c'è più Allora, niente. per i nostri amici, quando Renato dice messicani, facciamo riferimento a un evento che c'è stato qualche settimana fa, presso Alessandria, okay? Sì. In cui Renato era ospite. Sì. Allora ti dicevo che mi dice, ma guarda, se proprio non hai più niente, pazienza, fallo il playback. Io ho detto, guarda, il playback non l'ho mai fatto in vita mia e forse non lo farò mai, perché mi sembra di rubare qualcosa, no? Mi sembra, cosa fai con la bocca così? È brutto, non mi Sì, piace. l'hai detto anche lì. E l'ho detto anche. E allora ho detto, ragazzi, vi faccio sentire l'originale, ci canto sopra, no? Ci sono già le voci sul disco e ci canto sopra, questo faccio, così almeno sentite proprio l'originale, oltretutto, no? E così ho fatto, così ho fatto, e sembra che sia piaciuto, mi sembra che sia piaciuto. Sì, che poi ci dicevi lì all'evento.
che c'è anche la chitarra, che sembra una tastiera, no? Invece è una chitarra, vero? No, questo era il secondo pezzo. Ah, questo è il secondo pezzo. È il secondo pezzo, però quello era fresco, eh? Questo l'ho fatto io e basta, perché Danilo è andato con i Pooh, mi ha lasciato solo. Ok. E ha fatto bene, se ti devo dire la verità. Perché io l'ho anche detto, ci sentiamo, siamo rimasti amicissimi. Lui è certo, mi immagino, insomma, dai. È un musicista di quelli, sai, stratosferici, no? Però ogni tanto ci sentiamo, scherziamo, diciamo, di colori. Allora cosa succede? Che il secondo disco, siccome ero messo da solo, ho fatto tutto da solo. Ho fatto il pezzo, ho fatto anche le parole in inglese, pensa un po' a te. E più ci ho messo le chitarre, perché ho detto... Allora, se allora piace il disco dance a questo Italo Disco, diciamo, a questa organizzazione, a me piace il rock, ma mi piace anche la disco dance, no? Facciamo una fusione, no? Ci metto le chitarre sopra una disco dance. E ho fatto questo pezzo che si chiama Sitting Bull, e proprio se tu lo senti, te lo devo spiegare, perché... evoca proprio una battaglia, la battaglia di Little Big Horn, dove ha combattuto contro il generale Custer e anche ha vinto, oltretutto. Era un furbacchione, perché Sitting Bull, perché Toro Seduto. Perché cosa ha fatto? Ha aspettato l'alba e attaccato con il sole alle spalle, che loro avevano solo contro, non vedevano niente, no? Infatti poi ha vinto. Vabbè, ma questa ha poca importanza. Diciamo che in onore suo ho fatto questo disco che si chiama Sitting Bull. Ci ho messo anche le chitarre, l'ho fatto diventare un disco rock, diciamo. Rock disco, chiaro. Infatti l'ho ascoltato lì quando l'hai cantato in quella serata e sono rimasto molto colpito, che poi hai anche spiegato che erano proprio delle chitarre. Sì. Che potevano essere confuse con delle tastiere, vero? Sì, no, con la voce più che altro, perché c'è una chitarra che sembra proprio una voce che fa ya, 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 fa così. E invece è una chitarra, pensa un po', è un effetto della pedaliera, sai che abbiamo le pedaliere noi chitarristi, no? È un effetto della pedaliera che fa quel ya, 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 proprio arrabbiato, no? E lì ho cercato di evocare questa battaglia, diciamo, con il tempo a cavalcata. Se senti c'è proprio la cavalcata, c'è gli spari, c'è un po' di tutto di più, no? La rabbia anche di questi poveri delle rosse che sono stati bistrattati, ci hanno fatto di tutto. E allora cosa succede? Che ho fatto questo, l'ho fatto sentire ai miei amici prima di farlo sentire alla Italo Disco. E sì, ai miei amici è piaciuto, anche a Danilo, sai, quel musicista che suona appunto con io, mi fa sì è bello, non so se gli piacerà a loro perché non prevedono le chitarre, i pezzi degli 85, diciamo, di disco dance, no? E questo è stato un connubio, ho detto ci provo un po' a fare sto connubio qua di rock e disco insieme, no? A me è piaciuto, poi ho fatto sentire i miei amici, sì bello, bello, bello. Poi prima di portarlo alla festa della premiazione, l'ho fatto sentire a Dennis, non so se lo conosci, l'olandese, un disc jockey olandese, Dennis, non mi ricordo, adesso hanno dei nomi difficili, cognomi difficili. Vabbè, comunque l'ho fatto sentire, è sempre della Italo Disco. Mi dice, guarda, è bellissimo, però a me piace la disco proprio, sai, quella degli anni 80 e 80. Sì, quella più classica. Questa più classica perché le chitarre non erano previste. Però il pezzo è bello, mi ha detto, è bellissimo, però sai. Allora mi è rimasto un po', ho detto, ma sarà il caso che le prossime che faccio ci metto le chitarre ancora? Oppure è meglio che non ce le metto? Il prossimo, adesso abbiamo in cantiere, diciamo, un pezzo nuovo, e a pensarci bene, ci ho pensato, ripensato, ho detto, ma forse è meglio che non ce le metto. Ah, ok, cioè non mettere le chitarre, ma cercare di usare un po' più elettronica. Lo lascio così, diciamo che il disco andrà fatto così, poi magari ci aggiungo le chitarre dopo, fuori dal disco, no?
vedere un po' cosa se ne dice, diciamo, no? Perché sai, devi tastare un po', no? Sì, devi sì. fare quello che piace alla gente, non a te, capisci? Perché se piace... Sì, anche, poi devi avere soddisfazione anche te, perché se devi fare un brano per piacere agli altri, ma a te non ti piace, poi alla fine non ti viene neanche bene, non ci metti neanche la passione, l'amore. Sì, no, ma ti dico, diciamo che grosso modo quello che piace a quelli della Italo Disco piace anche a me. L'importante è questo, insomma. Mm. Cioè, ma siccome sono appassionato, matto di rock, io ci ho voluto mettere, no? Sentite un po' cosa ho fatto. Però ti dico, visto che qualcuno ha storto un po' il naso, perché sai, non è che ti dicono magari oh, che schifo che fa, ma ti dicono però... Sì, no, non è che ti dicono in faccia, ah, fa schifo, dico, guarda, ma sì, è carino. Sai, se ci fosse forse meno una chitarra, ma più sì, una tastiera, bravo. Sarebbe un po' meglio. Bravo, ti dicono così. Ma infatti quando io chiedo dei pareri sui miei pezzi, perché sai... Non posso io sono di parte, capisci? Se ti faccio sentire un pezzo che ho fatto io, sono di parte, capisci? Sì, certo. E poi non so neanche, sinceramente, quando faccio un pezzo non so mai se piace, se non piace. Allora chiedo i pareri, no? Chiedo i pareri e quando chiedo i pareri, sia ai musicisti che alla gente normale, io dico, ditemi però sinceramente quello che è, perché se no io non posso capire cosa... Mi dovete dire... quello che avete sentito dentro, cosa vi proprio la verità, ecco, cosa vi arriva, le emozioni, quello che provi proprio realmente, sì. Senza inganni. Certo, perché sai, se io sono un tuo amico e ti faccio sentire un mio disco, tu come mio amico, oh che bello, capisci, non mi dici. Però io ti dico, prima di dare un giudizio, dimmi la verità, perché se no io non capisco, capisci? Mi devi dire la verità. E allora capisci che mi devi dire, sì è bello, però c'è qualcosa che togli le chitarre, ovvio, via dicendo. No? Però dai. Quindi il prossimo lo faremo senza chitarre, sarà una bella cosa, vedrai che sarà bello perché... Beh, non te lo spiego adesso, te lo farò. Sì, dai, con la sorpresa. Poi lo scopriremo quando è il momento. Appunto. E allora è in preparazione, diciamo. Oh, ottimo, dai, una news, ti ringrazio per la news. Visto che lì hai anche dei dischi da farci vedere... Sì. Ecco, dai, non ti vergognare! No, ma non mi vergogno mica. Facci vedere, dai, facciamo una cavalcata. Sono sorpreso. Di quello che hai, almeno. Sì. Perché, ripeto, insomma, Renato ha fatto tantissime cose. Sì, questo qua ho fatto anche un disco per Federico, l'olandese volante. Che salutiamo. Ah sì, già un disc jockey è sempre stato famoso, diciamo, specialmente in quegli anni là. Oh, ho fatto la chiacchierata con lui, Renato, eh? Ah sì? Sì, sul canale c'è. Sì, sì. Salutamelo quando... quando lo risenti me lo saluti, perché io non l'ho più risentito. Allora, il disco è questo qua ed è veramente una gran rarità. Io non so come facesse averlo quel mio amico lì e meno male che l'ho trovato. Questo qua. Vedi? Si vede bene? Questo è Federico l'olandese volante. E con questo siamo stati in classifica anche. Ti ricordi che facevano la come, super classifica show? Sì. Questo è il lato B, Louisiana Hideaway. Giralo. Sì, lo giro e questo sì, il lato A si chiama Swamp Dance. E lì c'erano già delle cose che sei andata a sentire, che probabilmente su YouTube credo che ci sia. C'erano già degli effetti speciali particolari, perché abbiamo usato i campionamenti, non so se sai cosa sono. Sì. I campionamenti, beh, lo spieghiamo per chi non lo sa, dai. Certo. Sono che le tastiere di quei tempi, che ci sono ancora adesso, potevano campionare un suono e poi ritrasmetterlo quando tu volevi, capisci? Per esempio, potevi, che ne so, campionare un soprano? E lo facevi entrare nella tastiera e poi schiacciavi i tasti e suonavi con 10 voci di soprano, capisci? Sentivi un coro e tu non avevi campionato. Allora cosa succede? In quel disco lì abbiamo campionato un
yeah, 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 così si sente, no? Ogni tanto, ed è una campionatura che scaricavamo quando ci serviva. Ed erano gli Yes che la facevano, non so se li conosci, gli famosi. Senti. Beh, un pezzettino degli Yes era Yeah, Yeah, abbiamo campionato con gli Yeah, Yeah, l'abbiamo fatta andare. Incredibile, incredibile. Poi, sì, ma si facevano delle cose. Lato perché... il pezzo Soap Dance è un pezzo che va, io l'ho ascoltato in questi giorni, e quando lo ascoltavo ad occhi chiusi vedevo il carattere di Federico. Perché va a rispecchiare proprio il suo carattere. Bravo, bravo, sì, 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 sì. Ce lo siamo come studiati. Armonia, no? Come certo. Struttura. Certo, perché lui ci ha commissionato il disco, per cui abbiamo capito come lui lo voleva, capisci? Voleva proprio un disco fatto così. E poi c'è stato, adesso si fa di tutto e di più con i computer, a quei tempi lo facevi col nastro ed era molto più difficile, ma molto più difficile. Abbiamo dovuto rovesciare i nastri per fare, senti un... che passa da un orecchio all'altro e non si capisce bene come sia stato fatto. È stato fatto girando proprio il nastro al contrario, incidendo su un'altra pista. Perché su una pista faceva spa, l'altra faceva psh, pa, psh, hai capito? Spa, pa, psh. Sì, per sì. Cui quando lo senti rimani un po' sconcertato, dici ma come ha fatto a fare questa cosa? No, che spettacolo, ragazzi. Pensa un po' che robe che abbiamo fatto. Che chicche ci racconti? Guarda, ma ce ne sarebbe da raccontare, se ci sarebbero da stare 10 giorni qua. Cioè. 10 giorni no, però se ce n'hai altre, che ben vengano. Beh sì, ce ne sono di tutti i colori. C'era, per esempio, si presentava, siccome gli piaceva molto scherzare, come ti ho detto prima, al discografico, no? Gli piaceva scherzare, allora mi diceva, senti, vieni qua, e conosci l'artista, diciamo, che vuole incidere questo disco, no? Così almeno capisci il carattere, le cose, e lo fai di conseguenza sto disco. Allora cosa succede? Io andavo laggiù e a uno un po' strano, un cliente un po' strano che era lì così, sai, di quelli un po' smattacchioni, l'ha fatto vestire in una maniera stranissima. Gli ha detto, guarda, adesso arriva il... diciamo l'arrangiatore che ti farà il disco, e fatti trovare vestito strano, perché sai, a quella gente lì piace vedere. L'ha fatto vestire in una maniera che... Ma lui sapeva che io non riuscivo a trattenere le risate, no? Quando sono arrivato, prima di arrivare mi ha detto, vieni che lo vedi, l'ho fatto vestire io. Cioè ho capito che mi faceva qualche tiro, no? Sono andato laggiù, come ho aperto la porta per conoscerlo. Guarda, mi sono messo a ridere come un matto, ma proprio come un matto. E lui che lo sapeva, cosa c'è da ridere? No, niente, mi è successa una cosa prima, guarda, poi te la racconto. Cercando di mascherare, perché non certo. Era ridere, no. Questo era vestito in una maniera che non ti dico. Insomma, c'erano quegli scherzi lì che si facevano, no? Poi io sono ancora adesso, forse non lo sai, anzi non lo sai sicuramente, e io sono il bassista storico di Franco Fasano, conosci Franco Fasano? Inter Festival di Sanremo con le sue canzoni di Fausto Leali, è stato anche lui al Festival di Sanremo. E lì, anche lì ci facevamo degli scherzi, ma che non finivano più, perché lui, oltre che essere un buon compositore, è anche un buon imitatore, nessuno lo sa, però io lo so perché ci ho lavorato anni. Sì. Imitatore. Ci lavoro ancora adesso, ogni tanto a suonare il basso con lui. E allora cosa succede? Che mi faceva gli scherzi, cioè alzavo il telefono e sentivo, che ne so, Pippo Baudo, Mike Buongiorno, quei tempi là, invece era lui che imitava, hai capito? Mi chiamava con le voci più strane, no? Cosa succede? Che un giorno... alzo il telefono, sento squillare il telefono, lo alzo, allora non c'erano neanche i telefonini, tiro sul telefono, sei pronto? E sento una voce strana, allora gli ho detto, sto scemo, mi fa scherzo, oh scemo, gli ho detto, guarda che ti ho riconosciuto, non era lui, era uno che aveva proprio la voce così, gli ho dato dello scemo.
Oh, poi hai chiarito la cosa. Sì. Poi mi sono scusato, ho detto guarda, l'ho scambiato per un mio amico che mi fa gli scherzi. E poi l'ho raccontata a lui e lui guarda, è morto da ridere. Insomma, guarda, ce n'è per tutti. Sì, me lo immagino. C'è una breve da raccontare. Che non ti sì. Avanti con i dischi? Sì, dai. Allora, questi che ti dicevo, che facevo dei dischi per questi ragazzi, e qualche nome anche conosciuto, insomma. Diciamo che te li faccio vedere, ma sono degli illustri sconosciuti. Cioè, oh, va bene. Certo. Pagavano per fare un disco e io facevo quella gente lì, no? Sì. Questo per esempio, vedi, è già uno. Poi non erano poi tutti dance, c'erano dei lenti, c'era un po' di tutto, vedi, gente un po' sconosciuta. E ti dicevo, facevo la maggior parte del lavoro era di questi. Poi ho fatto anche Anna Mazzamauro, te la ricordi? La mitica Anna. È brava, quella di Fantozzi. L'amante di Fantozzi. Ho fatto anche questa qua. Poi, Adriana Russo, non so se te la ricordi, ma di quei tempi là, era una soubrette di quei tempi là. Ho fatto anche questa. Poi c'è una certa Tania. Poi c'è un'altra, perché poi era stata ripresa la Swamp Dance di Federico Landese Volante, con un'altra copertina era anche uscita questa. Vedi? Ero uscito con quella copertina. Questo è un altro. Poi c'era Laura Troscella che abbiamo fatto, che sai chi è? È la ex moglie di Pippo Franco. Sì, mi ricordo di lei. Anche questa. E poi, altro non c'ho perché quel mio amico lì c'aveva solo quello. Perché se ci avessi tutti quelli che ho fatti, ne avrei... No, poi tu c'hai da ristampa del 2015 di Sisma, di Give Me a Dance, sì, vero? Sì, certo, che è questa qua che è stata fatta in Finlandia. Guarda che bello. Questo sono io, quando ero giovane. Uguale! È uguale identico. Giusto poco tempo fa. E lì avevo 21 anni. E tra l'altro questa copertina è molto retro, Sì, è vero, sì. Con sì, la grafica, molti anni 80. Sì, la fotografia è del 70, penso. Sì. E questo è il retro. Sisma, vedi. Comunque consiglio a tutti noi, perché anch'io mi ci metto, di acquistare questo disco, perché ancora si trova, che è eccezionale, ripeto. Sì. Anche questo era stato questo. È sempre una ristampa. Questo qui è il famoso Danilo che suona con i Pooh. Questo qua. È questo. E poi dall'altra parte è così. Boom. Altro no. C'è una ristampa di Federico Landese Volante. Che è questa. E lì ci siamo tutte e tre, c'è Federico Landese Volante, Danilo, te lo faccio un po' vedere più da vicino, e ci sono io, vedi, c'avevo ancora i capelli neri. Che spettacolo. Altro, vedi, c'è anche il director del discografico, che era Beppe Aleo, vedi, scritto qua, ed era, questa è una ristampa. Un altro non ho perché... Sì, no, comunque fa piacere, insomma, e penso per te che questi dischi vengano ristampati. Sì, ma certo, ma figurati. Ma significa che c'è richiesta, significa che c'è mercato. Sì, no, ma sono contento che siano apprezzati, figurati, i messicani mi hanno trattato da Dio proprio quando sono arrivato là, sembra autografi sulle bandiere, sulle cose, che poi la bandiera messicana è uguale a quella italiana, solo che c'è un logo nel mezzo, e quindi siamo fratelli di bandiera. Io ho firmato le bandiere dell'autore di tutto e di più, contento. Comunque è emozionante per te, dai Renato. Molto emozionante, sì, perché dopo tutti questi anni, capisci, sì, ho fatto delle cose anche con Franco Fasano, con tutti, però questa
questa riscoperta di lavori fatti tanti, tanti anni fa, fa piacere, no? Perché ci abbiamo messo anche il cuore lì, non è che l'abbiamo fatti. Sì, me lo immagino. Abbiamo studiato bene tutte le cose, ce n'è. Ma il tuo ricordo più bello della tua carriera musicale? Il mio ricordo più bello è stato... ci sono due ricordi più belli. Sì. Dai, due. No, uno che c'era, stavo suonando a un festival, non mi ricordo più, con Franco Fasano, e si è alzato dalla gente, che non sapevo neanche che era lì, il maestro Angelini, che era il direttore dell'orchestra della RAI, niente poco di meno, direttore dell'orchestra della RAI, si è alzato apposta per farmi i complimenti, mi ha dato la mano e track, mi ha fatto la fotografia, siamo rimasti così, con la mano così, le due. Questa è stata una roba, ragazzi, mai inorgoglito da morire. Perché, sai, il direttore dell'orchestra della RAI, che si alza apposta per farti i complimenti, ragazzi, non è male. Poi un'altra volta con Franco Fasano, lui era l'allievo di Pippo Barzizza, che era un altro direttore della RAI, che è stato anche lui. E allora cosa è successo? Siamo andati e abbiamo fatto sentire dei provini di Franco Fasano, e mentre sentiva gli ha detto... Ma chi è questo qua che sta facendo i cori? È lui, ed ero io. Complimenti. E questo è stato anche bello. Bello. Quindi, e chi è il bassista? Sempre lui. Di nuovo complimenti. Per me è stato, figurati, sai due orchestre, due direttori di orchestra della RAI che mi fanno i complimenti, ragazzi, è proprio una roba. Perché poi io devo sapere che io sono molto critico con me stesso, molto. Non mi va mai bene quello che faccio, mai. Ma si potrebbe fare meglio. Cioè, non sono mai contento delle mie cose, no? Questo me l'ha insegnato mio padre, mi diceva sempre, quando ti accontenterai vuol dire che... Sei un po' alla fine. Sì. Non ti devi mai accontentare, deve essere sempre più bello, devi essere proprio avanti. Sono d'accordo. Certo. E allora sono rimasto così, il mio carattere è diventato così, cioè tutte le cose che faccio, insomma, non è che mi piacciono quel granché, cioè potevo fare un po' di più, avessi fatto un po' di più, così. Carattere così. Ma guarda, Renato, il carattere di questa sfaccettatura tua è uguale alla mia. Cioè, anch'io, qualsiasi cosa che faccio, sono molto critico con me stesso e dico sempre, Madonna, non ho dato il massimo, potevo fare meglio, non sono santo soddisfatto. Per gli altri invece no, bravissimo, sì. Tutto sì, bene. Sì. E invece... Stessa cosa. Ma questo ti sprona però ad andare avanti e fare sempre. Sì, sicuramente sì. Sì, sempre uno stimolo. Se non fosse così, ti saresti fermato. No, è uno stimolo per fare sempre un passo in più. Io mi sarei fermato 50 anni fa, no? Con la mia fisarmonichina. Non avrei più fatto niente. Invece deve essere sempre più bello, deve essere bello, te devi essere proprio avanti, sempre più avanti, perché se no non ti dà soddisfazione. Ma che cosa ne pensi della musica di oggi? Se devo dire la verità, perché io sono abituato a dire solo la verità, delle volte faccio anche delle brutte figure per dire la verità, ti dico la... non puoi sempre dire, mio padre mi diceva, tu dici troppo la verità in faccia alla gente, devi essere un po' più malleabile, devi qualche palla da raccontare, perché sennò la gente la offendi se proprio dici la verità, capisci? Ma non ci sono mai riuscito, devi dire la verità, perché se mi sembra di prenderti per il sedere, se io ti dico, ma tu mi presenti un disco, no, che hai fatto tu, se io ti dico... Che bello che è, penso che è brutto, mi sembra di prenderti in giro, capisci? Però chiaramente non ti dico che schifo è, ma no, questo va detto in una certa maniera. Questo non si fa, no, non si fa.
Però ti dico, guarda, potrebbe essere fatto e ti dico tutti i punti Guarda, dove. è bello, però potrebbe essere fatto meglio per Sì. diventare bellissimo. Bravo, bravo, bravo. A me non si offende nessuno. Sì. Ma vedo che dietro, adesso stavo guardando, che c'hai tutti gli amplificatori da chitarra, se no. No, ma questo è finto, è uno sfondo digitale. Sì, vabbè, è uno sfondo digitale, però sono tutti amplificatori da chitarra, eh. Sì, c'è anche Elvis, Marshall vedi? Pivot, Elvis, sei grande, grandissimo. Comunque, ecco, rispondendo alla mia domanda, insomma, ho già capito come la pensi la musica di oggi. Guarda, Non dire meglio. altro, non dire altro. Passiamo oltre. Ma qualcuno, allora, diciamo che i bravi ci sono sempre stati, Sì, eh. certo. Ci sono i bravi, non c'è niente da fare. Però, grosso modo, adesso la musica ha preso una piega, ragazzi, da mettersi le mani nei capelli. Veramente, c'è una roba che dici, ma com'è possibile una roba del genere? Come ha fatto arrivare lì questo qua? Pazzesco, eh. Non, ma è. Sì, però se tu vai a una festa in piazza, la musica che viene messa è anni 70, anni 80. Infatti, sì, quella Che metto. poi alla fine, no, allora voglio dire, no, sì, ok, tanti giovani, più o meno giovani, che fanno pezzi nuovi, che forse non hanno l'anima, ma poi alla fine quello che noi utenti, ascoltatori andiamo ad ascoltare più spesso e sono musica che riporta o sonorità anni 80, 70 o i vecchi pezzi originali, ecco. Sì, sai, ai miei tempi diciamo che, anche adesso, però, non è che tutti siano appassionati di quella musica lì. Adesso tanti non sanno cantare, allora parlano, no? Sui dischi parlano, perché Sì, cantare certo. è diventato un optional. Quindi, una volta cercavi di cantare, nel senso che se io ti canto una canzone. È triste che ti deve cioè, creare una certa atmosfera, ti deve arrivare, la devi sentire che io te la comunico, capisci? Questo è il musicista bravo, secondo me. Tu vai a sentire un cantante, ti deve entrare nel cuore, devi dire, beh, ma questo proprio esprime in una maniera che me la fa sentire la cosa. Cosa vuoi sentire? Che boom, popi, boom, bla bla bla. Poi parlano, non si capisce manco cosa. Capisci? Poi per l'amor di Dio ci saranno anche i bravi lì. Però No, certo. non voglio fare di tutta l'erba un fascio. Ovviamente. Come ti dicevo prima, vai su internet, su YouTube, vedi dei bambini che fanno paura, che suonano, ma da paura. Poi io ho visto un pianista di 4 anni che suona meglio di quelli che escono dal conservatorio, che ne hanno fatto 10, eh. Incredibile. In 4 anni come hai fatto a diventare così? Non si capisce. Però di una bravura un cinese, guarda, mi ha lasciato, ma proprio basito, una roba pazzesca. Quindi, sai, ci sono, i due bravi ci sono, non c'è niente da fare. Però, grosso modo, ha preso una brutta piega, ti dico la verità. Sarò vecchio? Sarò vecchio io? Boh, Me lo dicono anche a me che sono vecchio. ragiono in una maniera vecchia? Ma io più che altro ragiono da musicista, capisci? Se una musica mi arriva bene, sento quel qualcosa, vuol dire che quella musica è buona, ma se non sento niente, non può essere buona, capisci? Il cantante ti deve trasmettere delle sensazioni, e allora. D'accordo. Poi sai anche come si costruiva la musica prima, hai raccontato lo studio, cioè in studio, lo studio anche della musica, Bravo, studiavi che tagli, i codico io. montaggi, i nastri, la Sai dove? costruzione, insomma, tutto quello. Adesso con un pulsante se fai musica capisci, no, che poi si va a perdere anche l'arrangiamento di l'arte di arrangiarsi, di trovare la novità e di non sapere come fare perché non c'è la tecnologia per farlo. Sì, E secondo me questo si sente anche nei dischi dell'epoca, cosa che non viene riportata da adesso, perché adesso con un computer, con un programma da centinaia di euro fai i brani che tu vuoi. È ovvio che ci vuole sempre l'inventiva, perché certo. cioè, ci vuole sempre qualcosa, no? Sì, 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 sì. Però prima si costruiva. Sì, e poi ti dico, per quanto riguarda lo studio,
Io mi ricordo che a 18 anni suonavo già, diciamo, in giro con i gruppi, no? E ho avuto la fortuna di suonare con il batterista che ha suonato con Celentano. No, c'era la gavetta anche di stare a fianco con il più bravo di te, sì, dove te andava a imparare. Infatti ho imparato molto, perché poi gridava questo qua, ti sgridava, cioè, faceva ridicolo. Era anche un po' cattivello. Ti dava anche qualche scarpellotto. No, quello no. Però forse sarebbe stato meno doloroso. E niente, allora cosa succedeva? Ti diceva, domani vieni con quel pezzo lì fatto bene, deve essere tutto bene. E allora cosa succedeva? Io facevo night, finivo alle 4 di notte. Alle 4 di notte andavo a casa a studiare. Non andavo a dormire, studiavo ancora. Mi sono fatto dei mazzi che non vedi? Vedi? Per arrivare dove sono arrivato. Per cui una volta era molto più sacrificio di adesso, molto, ma poi sai, noi, adesso per esempio col digitale sento un brano che può essere un chitarrista, lo fermo, lo faccio andare avanti, sento che non ti ha fatto. Una volta sentivo, io ai tempi sentivo Jimi Hendrix che facevo il rockettaro, fermavo il disco, ma fermando il disco la nota la capisci più. Allora piano piano cercavi di fare il pezzo di Jimi Hendrix come lo faceva Jimi Hendrix. Ma ragazzi, ce n'era, cioè Jimi Hendrix non era mica uno arrivato così. Facevi dei sacrifici pazzeschi. Sì, pazzeschi. E allora adesso è molto più facile, molto più facile. Sì, per quanto riguarda questa cosa, lo studio, sai, tutto. Poi ci sono maestri da tutte le parti adesso. Ai miei tempi un maestro dovevi correre a 20 km di distanza per farti insegnare la chitarra e diventava una roba. Se lo trovavi a 20 km. Se lo trovavi e poi oltretutto, sai, quei tempi giravano poco i soldi anche, ce n'erano pochi, per cui ti arrangiavi come potevi. Certo. Adesso c'ho ancora una chitarra, pensa, la prima chitarra che ho avuto, che se te la faccio provare, minimo, se suoni un po' di chitarra, mi dici, ma come facevi a suonare con la chitarra? Ma l'hai lì accanto a te? Non ce l'ho accanto a me, no, ce l'ho di là. C'ho una taverna dove ho tutti gli strumenti montati, e allora vado a provare sempre di là. E cosa succede? Che c'aveva, diciamo, le corde erano lontane dal manico di tanto così. E tu dovevi schiacciare come un matto, ma come facevi a suonare quella chitarra lì? Infatti i miei amici mi dicono, ma io perché ecco, per gli ignoranti come me che non conoscono, cioè le corde adesso sono molto vicine. Sì, sfiorano il manico come le tocchi suonano. Invece quello che dicevi te ero molto distanti. Sì. E dovevi premere. Sì, sei corde le dovevi premere tutte insieme, sai cosa vuol dire? Facevano una forza che non ti dico. No, mi immagino, quando sono teste le corde, insomma. E poi non esprimi più niente, perché non riesci a suonare come dovresti, capisci? Quando poi ho preso in mano, che ho cominciato ad avere qualche soldino da comprarmi la famosa Fender, che tutti i chitarristi... Ah, sì, è vero, la Fender. Sentivo, Fender è un must ancora adesso, perché se hai la Fender sei a posto. Quando ho cominciato a avere in mano quella chitarra mi sembrava di avere una piuma. Sai, è come se tu avessi avuto sulle spalle, che ne so, 100 kg, te ne tolgono 90, ce n'hai solo 10. Ah, dici, che sollievo. E così mi sono reso conto che la chitarra buona esprime molto, molto, molto meglio. Molto meglio. E fai delle cose che non riuscivi a fare con l'altra. Capisci? Penso anche tutti gli strumenti, insomma. Sì, generalmente tutti gli strumenti, ma la chitarra in maniera particolare, perché se non l'hai ben curata non riesci a fare niente, capito? Una tromba è una tromba, ci dai l'olio, quello che ci devi dare, ma è sempre lì. La chitarra no, deve essere ben calibrata in tutte le sue cose, capisci? Un pianoforte è lì, cioè, puoi accordarlo più o meno, puoi fare quelle cose lì, però... è lì, la chitarra è terribile. E ho scelto quello strumento lì. Cosa ti devo dire? Bello. Sì, bello da soddisfazione, sì. Molto. Grande Renato, dai. Comunque sei una persona che trasmette tanta, tanta energia e tanta passione. Sono contento.
che sì, hai ricevuto. Sì. No, ma è la verità, è la verità, perché si percepisce da come racconti le cose, dagli occhi, dalla bocca, insomma, questo significa che hai creduto in tutto quello che hai fatto, sì, e l'amore che ci hai messo. Sì, 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 sì. Sono arrivato alla metà, diciamo, tirando le somme. Potevo fare di più, come ti dicevo. Vabbè, ovviamente ci critichiamo, ovviamente. Ho avuto delle occasioni che non ti dico. Che hai perso. Che ho perso dei treni che non te li racconto, perché sennò dici, questo è proprio scemo. Ho perso dei treni, guarda che... Ma l'hai persi per tua volontà o per situazioni anche intorno a te che non potevi? L'ho persi da stupido, perché... Non avendo la piena fiducia in me stesso, come ti dicevo, okay, che sono sempre lì che dico, ah, ma se ci vado magari faccio brutta figura, e non ci andavo, ma ci sono arrivato vicino, perché quella gente lì, che allora comandava sulla televisione, mi hanno fatto i complimenti, ma io non credevo lo stesso, hai capito? Non credevo lo stesso in me stesso, per cui non ho provinato niente. Devo fare un provino e dire, guardate, io faccio questo, niente, ma no, perché, sai, magari faccio brutta figura, non sono contento di queste cose. Meglio non andare, meglio non farlo. Stavo lì, perso treni importanti, e vabbè, pazienza, però è andata discretamente bene, diciamo, perché Poi c'è stato anche un divorzio dalla prima moglie, ho trovato una più giovane di me di 20 anni, che ho ancora adesso, che hai visto a quella festa laggiù, che siamo d'amore d'accordo, che è diventato un paradiso terrestre, capisci? Il confronto prima. Per cui sto bene, diciamo, sto bene, faccio i miei pezzi ogni tanto e con serenità. Capisci? Con serenità, non più con... Di quella tensione. Quella tensione, e poi c'era anche da dire che ai tempi avevi bisogno di portare uno stipendio a casa, capisci? Io ci lavoravo, ci ho sempre fatto solo che il musicista, per cui... Insomma, dovevi spingere sull'acceleratore, insomma, certo, penso non sia stato facile. Tu pensa, avevo la sala di incisione, suonavo ai pomeriggi danzanti per i vecchietti, la sera suonavo in un altro locale, e più avevo la sala di incisione, non ti dico, era un suonare tutta la mattina, sera, pomeriggio, suonavo sempre, per portare a casa del denaro che serviva a quei tempi laggiù. Anzi, ti devo raccontare, questa te la devo raccontare. Racconta. È troppo comica, questa ti farà ridere da morire, perché quando la racconto ai miei amici si rotolano per terra da ridere. Vai. Suonavo in un night a Limone Piemonte. E allora cosa succede? C'aveva un mio gruppo, suonavamo in questo night. E lì c'erano delle persone, cioè erano veramente ricchi quelli che giravano in questo night, perché spendevano l'ira di Dio con l'entrenese, tutto, che poi l'entrenese ce le facevamo noi dell'orchestra. Quelli spendevano i soldi e noi, vabbè. Questo è un diversivo così. Allora, cosa succede? Che suonavo in quel night lì. A un certo punto si avvicina uno di questi qua, che è dei clienti, era Ciucco, ma Ciucco che non ti dico, ma proprio non riusciva neanche quasi a parlare. Allora si avvicina, alza il dito, sta per un po' così, sai come fanno i ciucchi, no? Che devono focalizzare, sì, quello che devono, sì, dire. Maestro, me la fa quella canzone? O Signor Cannibale si chiamava, una canzone più stupida non c'era. O Signor Cannibale, ti pensi che canzone che potrebbe essere una che, se la vai a cercare, la trovi su internet, su YouTube. E lei dico, ah, O Signor Cannibale, guardi, abbia pazienza, gli ho detto. Io l'ho sentita passando, diceva, non so se suonava da qualche parte, io l'ho sentita passando. E ho sentito che cantavano Signor Cannibale, però non so né le parole e non so gli accordi, non sappiamo niente, non l'abbiamo mai provata, non sappiamo niente, l'ho sentita solo così. Questo rimane così un po' basito, sempre dopo 2 minuti alza il dito di nuovo.
Maestro, mi faccia, oh, signor Cannibale. Dico, abbia pazienza. Questo era proprio Ciucco Per. Abbia pazienza, non ce la fa, non so le parole, non so niente, l'ho sentita passando così. Di nuovo di l'anima mi guarda di nuovo, maestro. Tira fuori il portafoglio e tira fuori tanti bigliettoni così, ma da senso vuol dire bigliettoni di carta. E mi fa, maestro, su, mi faccia sto signor Cannibale, e mi allunga sti soldi. Io ho preso la chitarra, oh signor Cannibale, oh signor Cannibale. Ho cantato 4 minuti di oh signor Cannibale senza sapere né gli accordi né niente. Penso a poca roba. E quei tempi era così, cosa se potevi prendere. Ma poi i soldi li hai presi? Poi ce l'ho presi. Cavoli, 4 minuti di ore, signor Cannibale, ti costano, Che ridere, guarda, quando racconto ai miei amici sta cosa. Grande, Renato, grande, dai. Mi caduto un disco, che non vorrei mai che si rompesse. Ecco, se gli spacchi il disco, è finita. Quello mi ammazza. Vai. Dai, Renato, vabbè. Dai, che siamo arrivati alla fine della nostra bellissima chiacchierata. Sì, mi ha fatto piacere, ti dico la verità, mi sono divertito. Sì, dai, poi insomma sei una persona straordinaria e mi ha fatto piacere anche a me conoscerti. Dai, salutiamo i nostri ascoltatori, Renato. Sì, certo, salutiamo i nostri ascoltatori, specialmente quelli della Italo Disco, che mi hanno riscoperto e che sono simpaticissimi proprio, brava gente, veramente brava gente. Mi sono trovato benissimo. Benissimo, per cui mi sento un po' in debito con loro e cercherò di sdebitarmi nel mio prossimo pezzo. Grande, sarà dedicato a loro. Bene, vedremo un po' cosa esce. Bene, ben Renato, grazie, certo. Grazie mille. Sì. E amici, vi aspetto tutti alla prossima chiacchierata. Un grosso abbraccio da Massimo e da Renato e viva la musica, però sempre in vinile. Ciao ciao a tutti, ciao ciao, a presto. Get up, you my pretty girl.
The sound of the trumpet goes in the valley like a sound.